Stavano per salire in auto quando i killer li hanno raggiunti. Frazioni di secondo, in via Falsomiele a Palermo, sono rimasti gli echi degli spari e due corpi senza vita sull'asfalto. Il tratto di strada, isolata e alla periferia della città, è diventata il fulcro dell'attenzione di investigatori e magistrati. Il nome di una delle vittime, infatti, non passa inosservato. Vincenzo Bontà è un incensurato, ma è anche il genero del boss Giovanni Bontade, il fratello di Stefano Bontade, storicamente conosciuto come il principe di Villa Grazia. Il corpo di Bontà è riverso a terra, in mezzo alla strada, forse attentato, un'estrema fuga. L'altra vittima, un bracciante incensurato, è invece riversa sul ciglio della strada, dietro l'auto, colpita anch'essa dai proiettili. Soltanto dopo qualche ora arrivano sul posto alcuni parenti che si abbandonano a scene di disperazione. Non può passare, dai, mi fa passare! Non può passare! Mi fa passare, no! Non può passare! Non può passare!